Buongiorno a tutti, carissimi web spettatori, carissime web spettatrici, buongiorno. Siete collegati in diretta con Bolzano. Oggi è un scappa alla diretta un po' speciale. Siamo qui a colazione all'hotel dove abbiamo dormito 3-4 ore. Siamo arrivati qua alle 4 del mattino e siamo in piedi perché da poco cominciamo, andiamo al primo banchetto qui a Bolzano. E allora, siamo qui a tavola per la colazione. All'1 in le banche imprese, ecco. Di soldi all'1 e prestano al 5. Cioè, qui c'è un sistema che è... Beppe sta facendo due chiacchiere con le persone che sono qui. È di bancarotta mentale, è gente che è dentro un sistema che non si rende... Lo spread, costa sorpreso, lo spread va via Monti, lo spread non ha fatto una piega. Va via Monti, lo spread è perfetto, anzi, aveva detto, ma guarda un po', eh? Però non mi aspettavo di stare normale. La borsa è andata su, l'asta dei bot non è andata mai così bene, e Monti ha dato le dimissioni. Cioè non c'è proprio, lui è lo spread, hai capito? Quindi mentre l'economia sta andando a picco proprio tutti i parametri, tutti. Però stiamo tutti ridendo. Eh no, no, non è ridendo, io arrivo da, io giro tutta l'Italia a largo e lungo, caro signore, io sto sempre a calmare gli animi. È mia figlia, non deprimento le donne, che è mia figlia. No, dovete prendere voi il potere. È giusto, le donne sono figlie. Assolutamente. Parlavo l'altro giorno con un cliente arabo, in Italia, e mi diceva, io non conosco l'Italia da 20 anni, forse una regione ci sarebbe una bella, avevo fatto la guerra civile, voi dormite ancora. Voi dormite ancora? No, hanno avuto la fiamma è stata il pane. Appena è andato su il prezzo del pane con la siccità e la speculazione di borsa, lì sono scesi in piazza. A noi ci manca questo. Ma storicamente siamo un po' europei. Ma lo sa, per io me lo sono chiesto perché in Spagna scendono in piazza, in Grecia in piazza, che contro il sistema bancario europeo, contro, e non hanno i governanti. Zapatero non ha mica rubato nulla. Qui, oltre a quello, abbiamo questi che hanno rubato l'ira di Dio e non succede nulla. Non succede perché? Secondo me perché almeno 10-12 milioni di italiani sono collusi con questo sistema, o direttamente o indirettamente. Se no non c'è una spiegazione. Sono collusi. La realtà dei fatti però è che le nostre imprese che stanno lavorando con l'estero ormai incamerano l'80% dei loro guadagni all'estero. E l'aspetto italiano rappresenta il debito del loro bilancio. La realtà è che se avevo uno yacht battente bandiera italiana, io lo yacht non ce l'ho più, ma non è che non ho più lo yacht, non l'ho battente bandiera italiana, l'ho battente bandiera tunisina. Assolutamente sì, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Teresa. Ciao. Ciao Salvo, piacere. Ciao Salvo, ciao. 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 Siamo pronti. Difficile riempire la piazza a quest'ora la domenica. Grazie mille. Ciao, grazie. Arrivederci. Posso farmi una con lui? Io la chiedo. No, ma non stiamo. Siamo in trasmissione in diretta noi in questo momento. Ci stanno guardando 260 persone. Sì, sì, erano le 4. Comunque siete fortunati, ieri era un freddo. Ah, oggi no? Temperato, sì. Quanto c'è? Meno 2? No, siamo 0, siamo anche sotto. Ah, 0, addirittura. Madonna oggi. Capito? Molto caldo. Bene, allora, datemi l'opportunità di sistemarmi qua il bagaglio e salire in macchina. Ci vediamo più tardi. Come avete visto, i nostri amici locali sono già venuti a prenderci. Ci vediamo fra un po'. Fra quanto tempo arriveremo in piazza? Scusa, fra quanto tempo arriveremo in piazza? 10 minuti okay. Al massimo. Ci vediamo fra 10 minuti di nuovo in diretta dalla piazza. Piazza Matteotti. Da piazza Giacomo Matteotti. Si chiama Giacomo pure qui a Bolzano. Sì, sì, anche a Bolzano. Da piazza Giacomo Matteotti a Bolzano fra 10 minuti. Ciao ciao. Okay. Non credo che sia.